Sono sulla Via Olimpica, imbottigliato nel traffico e sento un fruscio sul vetro e una corona che pende da un carro funebre fermo accanto a me. Restiamo lì, io e il cadavere, lui con i piedi all'altezza della mia testa. Forse se potesse parlare mi direbbe: «Non ti sei stancato di farti negare al telefono per guadagnare qualche minuto? Non ti sei accorto che l'ansia azzanna con denti di ferro tutte le possibilità che hai di vivere meglio? Perché non la fermi? Non vedi che fine farai? Non hai capito che nel mondo dei tuoi affari nessuno ti domanda chi sei, ma quanto sei? Eppure il chiasso del tuo lavoro scivola lentamente verso di me. Ma il morto non parla e io scivolo accanto a lui scegliendo la fila che scorre di più. Commento. Chi passa davanti ad un morto e scivola via senza approfittare del messaggio evolutivo che quella situazione può dare, la vive come fotogramma lato. Chi invece ne trae motivo per riflettere sul significato della morte e vive quella situazione come fotogramma retto, perché quella serie di fotogrammi che noi chiamiamo funerale produce nel suo intimo un ampliamento, contribuisce cioè alla costituzione della sua coscienza.